Attaccano l'uomo solo se si sentono in pericolo. Solitamente è così, ma i recenti episodi di persone ferite da cinghiali, con le vicende avvenute in Sicilia e in Campania in particolare, ci fanno capire che qualcosa non va. Più che tutelato, questo animale è stato lasciato negli anni lo spazio per proliferare indisturbato. Qualcuno, ad arte, per lucrarci sopra, ha creato addirittura degli ibridi, inserendo nell'habitat dei cinghiali il maiale e portando così alla nascita di una nuova specie, forse neanche studiata dagli esperti. Non solo attacchi, però, i cinghiali creano anche danni ai contadini, perché si spingono fino ai campi coltivati alla ricerca di cibo. Dunque, bisogna mettere un freno al fenomeno, bisogna proteggere il cinghiale, ma anche l'uomo, che adesso si sente attaccato sempre più da questa specie. Uomo che però ne approfitta, specie i bracconieri, in crescita evidente, che rivendono a peso d'oro i cinghiali che vengono catturati oppure uccisi. Il bracconaggio esiste, ma semplicemente è anche abbastanza forte, ma semplicemente nei parchi, perché per quanto riguarda il territorio libero, si può dire che noi abbiamo estinto il bracconaggio. La caccia si fa solo legalmente, in battute, con squadre e in zone autorizzate. E in queste zone vengono ammazzate abbastanza cinghiali. Noi abbiamo circa 250 squadre di cacciatori nella provincia di Salerno, le quali quest'anno hanno ammazzato circa 30.000 cinghiali, è un numero che non è poco. Quanto guadagna un bracconiere uccidendo e vendendo un cinghiale? Ma guardi, nel parco del Cilento il bracconaggio si può dire che è quasi quotidiano e c'è anche un commercio di cinghiali e di solito vengono venduti cinghiali a 300-400 euro ciascuno. Quindi si pensa un po' come fiorente questa attività. Nonostante ci sia la presenza di tanti forestali che dovrebbero garantire il territorio, però è un fenomeno questo che passa sotto silenzio, in tranquillità, senza che se qualcuno ne parla. Ogni tanto c'è qualche piccolo esempio, si ferma qualcuno per dimostrare che c'è la vigilanza. In effetti in quel territorio può vigilare semplicemente la forestale, o carabinieri o agenti di piede. Gli agenti volontari e della provincia non possono neanche entrare. Che danno più grave lo subisce il contadino, specialmente di questi tempi, in estate, quando per il caldo i cinghiali scendono più giù a valle ed entrano nelle coltivazioni. La legge 394 sui parchi concede il contributo al contadino, però sulla carta, in pratica i soldi non se ne trovano e il contadino non ottiene mai un rimborso, o semmai neanche la decima, se lo ottiene è la decima parte dei danni che ha subito.